vita non ha senso. Tutti conosciamo Sabrina Salerno, star mondiale della musica dance targata anni 80, ma la sua energia e il suo sorriso nascondono una triste verità: è cresciuta senza un padre. Un figlio che viene rifiutato da un padre, da un genitore, da una madre, avrà sempre delle cose irrisolte dentro di sé, per quanto possa cercare di risolverle, per quanto possa cercare di essere forte, di andare avanti, di darsi delle giustificazioni, c'è sempre comunque un momento nella vita dove questo buco nero dentro di te c'è e ti rimane. Sabrina ci ha aperto le porte di casa sua per raccontarci un momento della sua vita privata che pochi conoscono e per parlarci del rapporto che ha avuto con suo padre. Io ho conosciuto mio padre quando avevo 12 anni perché, siccome non sono stata riconosciuta da lui, porto il cognome di mia madre. A un certo punto nella vita ho sentito la necessità, l'esigenza, la curiosità di sapere chi era il mio genitore biologico. Ho parlato con mia madre e le ho chiesto chi era mio padre, il nome e cognome, perché lei non me l'aveva mai detto. Con grande coraggio ho fatto il numero di telefono, ho chiamato, ho detto: ciao, sono Sabrina, so di essere tua figlia, non voglio niente da te, ma vorrei solo conoscerti per curiosità. Quando è nata, suo padre aveva 18 anni e, nascondendosi dietro la giovane età, ha fatto finta di non avere mai avuto una figlia, fino al giorno dell'inaspettata telefonata. Ha cercato di darti delle spiegazioni del perché, quando sei nata, è scomparso? Neanche più di tanto, scusarsi. Non c'era la volontà da parte sua e non c'è mai stata di un rapporto, mentre da parte mia c'era la ricerca spasmodica di avere a tutti i costi un padre. Quindi secondo te lui non ne ha di rimorsi, di rimpianti nei tuoi confronti? Se avessi avuto un rimpianto o un rimorso, comunque le cose non sarebbero andate così come sono andate. Negli anni ha cercato di farlo diventare parte della sua vita, ma in cambio ha ricevuto solamente tanti no. Mio padre non ha mai voluto, credo fondamentalmente, anche dalla prima volta che ci siamo visti, un rapporto con me. Hai chiesto a tuo padre di venire al tuo matrimonio? Per me era un modo per farlo entrare nella mia vita, ma non c'è proprio stato verso di convincerlo. Il giorno del mio matrimonio avrei avuto piacere, no, di vedere mio padre. Però lui non se l'è sentita. Chi ti ha portato all'altare? All'altare mi ha portato uno dei miei migliori amici. No, ma la cosa poi tremenda in assoluto, che oltre ad averlo invitato non mi ha neanche mandato un mazzo di fiori. Se tu non torni. Ha dato tante chance a suo padre, ma alla fine si è dovuta arrendere. Non si può costringere una persona ad amarti, anche se è tuo padre. Io sono stata sopra al fatto che lui al mio matrimonio non sia voluto venire. Ma che non sia venuto neanche al battesimo di mio figlio, questo ancora mi ha fatto più male, perché dico: non solo non mi vuole vivere come figlio, non vuole neanche vedere un nipote. Cioè, quindi allora a questo punto c'è proprio un totale menefreghismo e basta, perché poi quando c'è stato il momento di prendere una decisione, di viverlo o no questo rapporto, e lui si è eclissato. Che ti sembra tanta? Beh, che dire? Insomma, c'è tanta tristezza negli occhi di Sabrina Salerno. Ciao Sabrina.